Sicuro di non ricordare niente di questo posto? Oh, niente che ci aiuti. Dimmi, fratello, esattamente perché lo stiamo facendo? Non lo so. Oh, la cosa mi conforta. Senti, so che non te l'aspetti dall'uomo più sapiente del mondo, ma Odino non mi parlava mai di questo posto. Ecco perché ti ho spinto a cercare l'aiuto di Freya, più volte. Non sembra che abbia voglia di parlarmi. Oh, al contrario, fratello. Ma tu raccontati pure la storiella che vuoi. Vedo una spiaggia. Spiaggia nera. Proprio come diceva l'invito. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Sta succedendo qualcosa. Si torna alle basi. Beh, non è stato piacevole. Come sprofondare in un sogno. Sembra non ci sia nessuno ad accoglierci. Non si apre. Immagino questo non ti faccia desistere e girare i tacchi. Radasi Alfur, sinum atum. Essere padroni di se stessi. Domina te stesso. Detto in maniera un po' più poetica, ma sì. Qualcosa non va. Mi sento più debole. Il Valhalla potrebbe non apprezzare l'intrusione. Il mio scudo non si apre. Non è il genere di nemici che mi aspettavo qui. Strano. Sembra che questo luogo voglia offrirti una scelta.
Beh, almeno non devi entrare tutto bardato. Da lì non si passa, sembra, e non si può forzare l'apertura. Forse l'ultima oasi rimanente di Asgard. C'è qualcosa di irreale in questo posto, ma almeno sembra tranquillo. Meglio dare un'occhiata in giro. Credi davvero che Freya ci avrebbe aiutati? Ma certo, o ti avrebbe dissuaso. Di sicuro l'una o l'altra. Quello che non capisco è cosa ci guadagni a evitarla. Non la sto evitando. Fratello, sei entrato nel Valhalla per evitarla. Sii almeno onesto con te stesso. Non è lei che sto evitando. Io apprezzo Freya. Oh, questo lo so. Ed è bello sentirtelo ammettere. Penso che anche lei ti apprezzi a modo suo. Mi trova utile. Non è la stessa cosa. È davvero questo ciò che pensi? Non credo che lei capisca cosa mi sta chiedendo. Frost, fa attenzione, fratello! Usa lo scudo, fratello!
cielo! Di nuovo fuori. Siete entrati nel Valhalla senza prima parlare con noi. Buongiorno anche a te, mia signora. Una faccenda personale. Non volevo sottrarvi ai vostri doveri. Siete irrotti nel Valhalla. Direi che è degno del mio tempo. Questa entrata è segreta. Chi è stato a dirvelo? Inchiodato alla porta, 3 giorni fa. Kratos di Sparta, sei con la presente invitata a una sfida. Affronta il passato per affrontare il futuro. Domina il Valhalla, domina te stesso. Poi, le indicazioni per qui. Nessuna firma. Chi altro sa di questa entrata? Odino e noi. Probabilmente è una trappola. Tu vuoi tornare lì? Vuoi venire con me? Oh, non voglio interferire con le tue faccende personali. Inoltre, non posso. Al contrario vostro, non sono mai morta. Cosa succede se torno lì dentro? Questo dipende da te. Il Valhalla attinge dai ricordi di coloro che entrano. Là dentro sei un libro aperto. Sicuro di voler rientrare? Come sei riuscito a oltrepassare il cancello? L'ho forzato. A mani nude. L'ha forzato. C'è un modo più facile se sei convinto di voler rientrare. Vieni. Sigrun, forse dopo possiamo continuare quella conversazione. Per una volta, Mimir, penso tu abbia detto abbastanza. Sì, hai ragione. Per quanto riguarda l'altra cosa, ci stai pensando, immagino. Sì. Si tratta di questo. Ti lascerò pensare, allora. Va bene, generale. Questa volta non entrerai impreparato. Per prima cosa, il Valhalla ti chiederà di eseguire il rituale di selezione. Generale, il cancello si aprirà solo se completerai il rituale di selezione. Ora le mie sorelle ti parleranno delle regole del Valhalla e dei suoi valori. Che sai di questo posto? La sfida del Valhalla non consiste solo nel superare gli ostacoli. Sta nel modo in cui li superi e dimostri di padroneggiare i tuoi poteri. Noi possiamo guidarti, ma sarà il Valhalla a giudicare i tuoi progressi. Torna quando avrai raggiunto un obiettivo. Ne osserveremo gli effetti. Che cos'hai da dire tu? Il Valhalla dona integrità ed equilibrio a coloro che vi entrano. Per essere padrone di te stesso, non affidarti solo alle strategie che conosci. Adotto strategie appropriate alla situazione. Va bene. Ma se vari l'approccio, dimostri al Valhalla che sai padroneggiare le tue abilità. E il Valhalla ti ricompenserà per questo. Torna qui da me man mano che fai i progressi. Avvicinati al campo. Eir, Gunnar, con me.
Accedere al Valhalla da qui, senza subire le conseguenze della tua eruzione. Grazie, Sigrun. Hai brutti presentimenti? No, va tutto bene. Grazie, Skjaldmaer. Va bene, ricominciamo da capo. A sinistra, fratello! Nuovo tentativo, nuove scelte, un nuovo inizio. Non credo che sia arrabbiata con me. Irritata, forse. Delusa, sicuramente. Ah, ma non devi preoccuparti, fratello. Non lascerò che mi distragga da qualsiasi cosa stiamo facendo qui. Quindi, questo non è un pezzo di Asgard, è solo qualcosa nato dal tuo ricordo di esso. Affascinante. Fratello, devo ammettere che, secondo me, l'idea di Freya non è così assurda. Chi può essere un miglior dio della guerra del generale che ha vinto il Ragnarok cercando di salvare più vite possibili? Insieme a te, il suo concilio potrebbe fare un sacco di cose buone. Questo ruolo, questo titolo, mi è già stato dato in passato. Tu sai che è successo. Lei sa che è successo. Sì, lo sappiamo. Ma perché dovrebbe importare di più chi sei stato in passato di chi sei ora? Non vedi quanto sei cambiato? Sarò cambiato, ma non voglio più scappare da quella vita, da quel titolo, da quel trono. Già. Dietro!
Immagino che questo sia come ricordi Jotunheim, giusto? Sono d'accordo con te sul Concilio di Freya. È un'idea nobile. Lei è perfetta per il ruolo. Come mai? Freya è conosciuta nei regni ed è nata qui. Tutti la rispettano. È una sovrana esperta. Abbastanza da sapere che un potere condiviso è meglio per il popolo. Che sia pronta a condividerlo dimostra che è degna di ottenerlo. Anche se fosse, perché farla regnare da sola? Senza Odino, i regni possono vivere nuovamente in pace. Quando emergono conflitti non risolvibili con il dialogo, un dio della guerra si assicura che tali screzi abbiano regole e le fa rispettare. Servono forza, giudizio e credibilità nei regni. A chi altri potrebbe chiedere? Sembra ci sia modo di commerciare direttamente con il Valhalla. E questo deve essere il tuo ricordo di Svartalfheim. Freya sa che non le rifiuterei il mio aiuto, se le servisse. Ho fatto e rifarò la mia parte per assicurare la pace, a prescindere dal titolo e dal ruolo che ricopro. Conosci quanto me il potere delle parole, dei giuramenti. Il popolo deve sapere che sarai fedele. A loro e a te stesso, che non li abbandonerai. E io so che sarà così. Capisco le tue remore, fratello, ma ti sei lasciato il passato alle spalle. Lo sappiamo tutti. Non sai tutto ciò che sono io. Che sei stato? Mi hai raccontato il tuo passato. E sì, sei stato anche una persona orribile. Ma hai dimostrato più e più volte che non sei più lo stesso uomo. Thank you.
È la via che cerchiamo. È il modo per raggiungere i tesori nascosti del Valhalla. Lo sento. Il bello di tutta questa storia del Valhalla è che è bello rivederti in azione. Sei già molto più te stesso di quanto non fossi da mesi. Senza Atreus né combattimenti iniziamo a preoccuparmi per te. Combattere è illuminante. Che cos'è? Riconosci il tuo vecchio trono, vero? Kratos. Non ho dimenticato il debito nei tuoi confronti. Penso che abbia capito la posta in gioco. Mi sembra tutto così avventato. Ecco che arrivano. Che strano. Siamo di nuovo fuori, ma non siamo... Beh... A volte si arriva fin dove si è pronti ad andare. La decisione è del Valhalla o tua. Significa che hai finito? No. Scoprirò chi mi ha invitato. Ci sono vicino, credo. Vale la pena morire per questo? Oh, ormai direi che ci siamo abituati a morire. Non scherzare, Mimir. Il Valhalla ti riporta in vita dopo una morte onorevole in combattimento, ma ricorda che ha le sue regole. E se non le rispetti, Kratos, lì dentro la minaccia di morte è vera. Bene. Buono a sapersi. Se per buono intendi assai sconcertante. Buona fortuna. Dico davvero. Per giungere alla maestria è necessario accettare i fallimenti, spesso, e senza giudicarli. Vediamo. Completa gli incarichi e torna per il premio, ok.
Detto tra noi, non c'è niente di male nel godersi un combattimento. Potrebbero fare la differenza. Un miglioramento duraturo. Guarda, fratello, la nebbia si è dissolta. Forse il Valhalla si sta aprendo a te? Ci sono così tante cose da vedere in lontananza. Si scorgono i piccoli regni connessi al piano superiore. E quelle statue sono davvero imponenti. Le riconosco. Sono i giudici dell'oltretomba, della mia terra natale. Ah, bene. Mi sembri proprio ansioso di rivederli. Giudicavano le anime. I virtuosi entravano nei campi Elisi. Chi non era degno, invece, veniva gettato nel Tartaro. Ah, sì, dove le anime dei dannati venivano torturate. Mi chiedo perché la tua mente le abbia messe qui.
Un ricordo di Midgard. Mi sembra di capire che i regni che visitiamo non seguano un ordine preciso. Fratello, di chi era la voce che abbiamo sentito dopo aver visto il trono? L'hai sentita anche tu? Sì. Ha detto che è in debito con te, no? Forse è qualcuno che può darci una mano. Dubito. Era un dio greco e non ci siamo lasciati in buoni rapporti. E con questo intendi... Sì, ho capito. Non mancano rancorosi fantasmi del passato da queste parti, cioè nella tua mente. Fratello, il trono che abbiamo visto, lo riconosci? Ti è familiare? Era il mio. Il trono che prima era di Ares. È un trono di mostri. Ah, l'emblema fisico della smania di potere. Un simbolo su cui dovrai riflettere. È un simbolo che rinnego. Potrebbe non bastare. Un simbolo non può essere ucciso, distrutto o ignorato. Spesso l'unica soluzione è reclamarlo, ridefinirlo. Ricordarci che non si tratta del trono in sé, ma del dio che vi siede sopra. Dobbiamo soddisfare il Valhalla prima di usarlo. Dietro, attento!
Due combattimenti di fila. Il Valhalla esige sempre di più. A sinistra! In arrivo da sopra! È così, fratello! Dovremmo poter salire ora. Sei pronto? Ha scelto di farmi affrontare quel nemico. Credo che ci saranno altre sfide del genere. È così che potremo avanzare. Complimenti, vecchio amico mio. Mi stai facendo di strada nel Valhalla. Dov'è Mimir? Tutto qui ciò che hai da dirmi. Dopo tutto questo tempo, non riesci ad articolare nemmeno un ciao per una delle tue vittime più fauste. Ciao, Elio. Dov'è Mimir? E io che ne so. Perché non andiamo a cercarlo, Dunque, che mi dici di bello, Kratos? Hai sterminato qualche bel Pantheon di recente? Hai devastato popolazioni con le conseguenze catastrofiche delle tue azioni? Tradito alleati a cui eri fedele? Devi assolutamente aggiornarmi sulla tua sete di vendetta sanguinaria. Non sono più così. Non vorrai dirmi che ti sei rammollito? Non ci credo. Spartano una volta, spartano per sempre. Non mi freghi, Kratos. Sai come si dice? Non ci si può nascondere nell'ombra da un dio del sole. O almeno è quello che si dovrebbe dire.
inizia a sembrarti tutto un po' più familiare. Una possente catena. È un bel segno. Hai sempre avuto parecchia fortuna con le catene. Andrà tutto a meraviglia per te. Me lo sento. Oh, eccola lì. Casa Dolce Casa. Deve farti riaffiorare molti ricordi. Non è la sala dei sacrifici in cui hai permesso che un soldato ateniese bruciasse a morte per poter passare oltre? Oh, che giorni da mattacchione! Devono mancarti molto. Stai facendo, Kratos? Vorresti sacrificarmi? Di nuovo? Guardi negli occhi mentre mi spingi verso la morte. Un vero tocco di classe, non c'è che dire. Mi fa davvero capire qual è la mia posizione. Soprattutto dopo una lunga agonizzante riflessione su cosa fare. Oh, con quanta riluttanza dirai alla gente di avermi sacrificato! Non andrai molto lontano senza di me. Mi dispiace deluderti, stupido idiota, ma ti ricordi che sono un dio del sole, vero? Pensi che abbia paura di un po' di fuoco? Non minacciarmi con cose spassose, Kratos. Forse verrò infuso di potere e raggiungerò la mia forma finale. Forse esploderò e ti porterò con me. Vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede. Potrei darti un indizio, ma ho come la sensazione che non lo apprezzeresti. È ora di spingere. Andiamo.
Ok? Seriamente, Kratos, fammi uscire da questa gabbia. Non è più divertente. Non posso credere che tu voglia arrostirmi per capriccio con la presunzione che sia quello che il Valhalla vuole da te. Hai mai pensato che forse i tuoi istinti sono solo pensieri casuali che ti vengono in mente, non più veri di altri? Magari pensaci, eh? Tipo subito! Veramente incenerirmi e vedere cosa succede. Ti giuro, non sei cambiato di un singolo. Fratello, che ci faccio qui? Mimir. Mimir. Cos'è? No. No! Fammi uscire! Fratello! Che succede? Aiutami! Ci sto provando! Fratello! Ti prego! Ti prego! Non preoccuparti! Torneremo al cancello! Non credo proprio! Penso che tu abbia rotto il Valhalla! Oh! È giunta la nostra fine! Andiamo via da qui! Sindrum! Amore, stai bruciando! Io non dovrei essere qui! Oh, cari Vedal! Oh no, guarda come sei ridotta. Non avresti dovuto farlo. Io posso guarire, tu e Kratos invece no. Ma ora siete al sicuro. Sigrun, scusa. Sono stato uno stupido. Dopo, tesoro. Ho bisogno di un attimo. Saremo per sempre tuoi debitori. Come io sarò vostra debitrice. Mia signora! Basta. Mi hai vista peggio. Non ne sarei così sicura. Silenzio. Aeir è in grado di guarirmi. Potrebbe volerci del tempo. Forza, Kratos. Ritorna là dentro e fa ciò che devi fare.